Ciao a tutti ragazzi, buona giornata, sono Alessandro e oggi ti parlo di un video particolare perché è quello che ho denominato la legge dell'attrazione applicata ai clienti. Prima di cominciare dico subito che troppa gente che guarda i video non è iscritta, quindi amico mio, vedi qua, c'è un pulsantino, non so se qua, c'è un pulsantino, iscriviti che è gratis, tu mi supporti, io sono contento e continuo a darti contenuti. Posto? Siamo? Perfetto? Cominciamo! La legge dell'attrazione applicata ai clienti, che cos'è? Non è una legge scritta, non è una legge costituzionale, è una legge che ho soprannominato io in questo modo ed è un metodo che applico giornalmente per ottenere dei clienti. È chiaro, non si parla di 100 clienti al giorno come dicono tutte le ads su Facebook, mamma mia raga, che tristezza, ma parliamo di un metodo per riuscire ad ottenere dei contatti interessanti che puoi trasformare in collaborazioni. In che consiste questa legge? Allora, giorni fa ero al bar con un caro amico, parlavamo del più e del meno, e si parla di lavoro, perché tanto poi prima o poi finisce sempre a parlare di lavoro, e mi chiede, ma tu stai dappertutto su internet, ma quindi da grande, vuoi fare l'influencer o il digital marketer? L'influencer è un po' una parolaccia, però effettivamente ci ho pensato un attimo e può essere che la mia presenza online faccia pensare che voglia fare l'influencer. In realtà no, non voglio fare l'influencer, è che per la mia idea, se tu lavori nel digital e lavori su internet, devi stare su internet, altrimenti non riesci a stare dietro a tutto, informarti sempre e fare mille cose interessanti e d'aiuto per il tuo lavoro. In questo momento mi trovi su Facebook, su Instagram, su YouTube, su Spotify col podcast, sul blog, e non lo so, vabbè, dappertutto mi trovi. E c'è un motivo pratico. Io sono attivo in 3000 cose perché provo e testo giornalmente 3000 cose. D'altra parte, come fai a farti chiamare da un cliente ed avere credibilità se le cose che tu ipotizzi siano interessanti non le sai fare dopo? Ti spiego, se vado in consulenza e dico a un'azienda, guarda, per te YouTube è fondamentale, poi questa azienda magari mi dice, ok, guarda, occupatene tu, e io poi non so indicizzare un video di YouTube, non conosco la SEO di YouTube, non so come si fa un'anteprima, diciamo che faccio una brutta figura e sicuramente ho perso un possibile cliente. Ma come YouTube, Instagram. Se io vado da un cliente e dico, guarda, per la tua azienda Instagram è importante, ok, occupatene tu, non so neanche che cos'è un hashtag, cioè nel senso non fai una bella figura. Secondo me, per poter dare credibilità al tuo personaggio, devi fare determinate cose, tra cui fare quello che tu ritieni essere importante. Devi sapere che il 90% degli imprenditori al giorno d'oggi stanno sui social e su internet cercando una soluzione ai loro problemi. Una qualsiasi persona, imprenditore o non, va su Google o su internet o su Facebook o su quello che ti pare quando ha un problema. La legge dell'attrazione verso i clienti è fare le cose, essere presente e creare dei contenuti utili. È importante creare un contenuto perché se io creo un contenuto utile come l'ultimo che ho fatto qui su YouTube, 10 post utili per migliorare i guadagni con i tuoi social, quello è un contenuto che è utile sia a chi vuole iniziare a fare il mio lavoro sia alle aziende. Se do un contenuto del genere faccio vedere che sono capace a fare quello che faccio, che ho credibilità in quello che dico e di conseguenza un'azienda sarà più propensa a contattarmi per parlare di una collaborazione. Se tu lavori nel digital marketing e stai lì e fai mezza pubblicazione oppure apri la pagina e la lasci là e aspetti che un cliente ti chiama, diciamo che a Roma si dice ciao Cori, perché non succederà mai una cosa del genere. Io ho avuto la fortuna barra merito, più merito che fortuna, di non aver mai dovuto chiamare un cliente, ma mi hanno sempre chiamato loro perché io pubblicavo e tutt'oggi pubblico una quantità di contenuti utili alle persone che creano un'autorità in me. Tu dai miei contenuti capisci che io conosco quello che sto dicendo e capisci che se tu inizi una collaborazione con me probabilmente quello che io so posso metterlo al tuo servizio, al servizio della tua azienda e farti fare dei numeri, a farti aumentare visibilità e farti aumentare i guadagni. Fai conto che un cliente mi ha contattato per un video di YouTube, io su YouTube ho pochi visual, però quel cliente l'ha visto, perfetto, preso il cliente, collaborazione iniziata. Un altro mi ha contattato per una storia di Instagram, addirittura pensa che parlavo di un particolare argomento, non ricordo quale, e mi ha scritto, senti ma tu quindi fai questo, parliamone, meraviglioso. Un'azienda di marketing mi ha contattato perché ha visto i miei contenuti di Facebook, per dite, ora collaboro con questa azienda. Devi capire che tutte le persone stanno su internet per un motivo. Se tu dai dei contenuti e dai un motivo alle persone per seguirti, quelle persone avranno interesse verso di te e probabilmente, in caso in cui li servissi, ti chiameranno. Se tu su internet non ci sei, non ti trovano da nessuna parte, la gente non vede la tua faccia, non vede quello che fai, come puoi pensare di entrare nella testa delle persone? Come puoi pensare di essere la prima scelta di un ipotetico cliente se tu non ci sei, non sei presente nella sua vita?
In questo video super breve io voglio darti un consiglio molto pratico. Vuoi lavorare nel digital? Meraviglioso. Che proponi al cliente? Proponi copy? Proponi gestione pagina? Proponi video? Proponi ads? Fantastico. Prendi la tua pagina e gestiscila come se fosse quello di un cliente, così almeno capiscono come tu gestisci una pagina. Apriti un canale YouTube e fai video, fai le ads con la tua pagina per trovare i clienti, scrivi articoli di blog se vuoi fare il copy, dimostra di essere capace a fare quello che proponi e solo così potrai avere una possibilità che qualcuno ti chiami, perché altrimenti, amico mio, divano Netflix e prega Dio che qualcuno ti paga Netflix, perché se non prendi i soldi non lo paghi, quindi pazienza. Comunque, io ti ringrazio di essere arrivato fino a qua, ti ricordo che in descrizione hai tutti i miei social più l'iscrizione gratuita allo Zeta Marketing World, che è un gruppo Facebook privato dove diamo formazione gratuita. Quanto ho detto gratis? Un sacco, eh? Vabbè. Seguimi su Instagram per rimanere sempre aggiornato, noi ci vediamo sempre qui su YouTube il prossimo mercoledì ore 15. Ciao!